Esatto, guardate un po' su che schermata mi trovo. Ti diamo il benvenuto su Brawl Stars. Mi suona familiare questo gioco, qualcuno di voi lo conosce? Ok, a parte gli scherzi, perché mi trovo su questa schermata? Perché ho deciso di aprire un nuovo account di Brawl. Un saluto a SG, abbonato leggendario di Matiz. Eh? Dovete sapere che il mio account di Brawl Stars, Matiz, esiste da praticamente più di 2 anni, da quando il gioco è uscito in beta. E allora che cosa ho pensato di fare? Un pochino perché non riesco a trovare Eugenio, cioè... Non riesco a trovare Eugenio, ragazzi. Sono 2 anni che ci gioco e non riesco a trovarlo. E un pochino perché mi sono stancato dei miei trofei, di tutto quello che gioco, delle cose varie. Voglio provare ad avventurarmi in una nuova avventura. E sono sicuro che vi divertirete un sacco insieme a me. Sfrutterò questo account per fare tante challenge. Magari shoppare non credo, però fare un sacco di sfide divertenti. E soprattutto vedere se sono ancora fortunato e trovare anche i leggendari qui. E soprattutto Eugenio. Brawl, super. Eugenio. Che dire, pronti a questa nuova avventura? Ma come lo metto il nome? Ok, a questo sinceramente non ci avevo pensato, fatemi pensare a qualcosa di sensato ma anche divertente. Oh cavolo, non mi viene in mente nulla. Bene, potrebbe essermi venuta un'idea. Date Eugenio al Matt. No, troppo lungo. Allora facciamo Eugenio a Matiz. Ma Matti. Ma dai, ma non è possibile. Eugi a Matiz. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, direi che il nostro caro Eugi a Matiz. No, però non mi piace come nome. Aspettate, uffa. Eugenioz. Aspettate, così potrebbe essere figo. Matiz Eugenioz. Anzi no, Eugeniz. No, però Eugenioz ci suona meglio. Sì, raga, penso di averlo trovato, Beh, ovviamente però mettendo il mio tag, sperando ci entri. MZ Eugenioz. Ci entra, raga, ce la facciamo. MZ Eugenioz. Ragazzi, voglio che tutti quanti condividiate il video per la nascita di MZ Eugenioz. Mamma mia, aspettate, voglio un rollo di tamburi. Anzi, un applauso, bravi. Bravo MZ Eugenioz. Sei un grande, diventerai il nuovo campione di Brawl. Qui mi tocca fare per forza la 3 contro 3. Ma guarda tu, questi si pensano davvero che io sia un nuovo giocatore. Ma di che cosa stiamo parlando? Sarà molto strano giocare soltanto con Shelly, vi dico la verità. Ora faccio finta di non saper giocare, quindi mi butto addosso ai nemici e li devasto tutti. MZ Eugenioz. MZ Eugenioz scriverà la storia in questo gioco, io ve lo dico, Io ve lo dico. Ok, guardate questa povera Shelly che brutta fine farà. Ciao bella. Mamma mia, che devasto. Ok, no, forse non devo esultare per il tutorial, Bene, direi che non stiamo andando affatto male. Conto alla rovescia per noi. Di nuovo conto alla rovescia per noi, perché il mio compagno è morto. E vittoria! Ora sì che possiamo giocare a Fortnite davvero, finalmente. MZ Eugenioz, benvenuto in famiglia. Ok. Ovviamente potrò fare entrare il mio MZ Eugenioz nel club Matiz MZ Premium soltanto se si abbonerà al mio canale. Fammelo sapere, mi raccomando. E fatemelo sapere anche voi se avete attivato l'abbonamento. Comunque, allora, se mi collego al Supercell ID mi danno già bombardino, ma a noi poco ci interessa. Già mi vogliono far shoppare, già mi vogliono dare skin, mi vogliono far fare di tutto. Figo però. Tutto questo è davvero molto tenero. Ho solo una Shelly a livello 0, 0 trofei, grado 1, nemmeno una cassa. Che cosa si fa in questi casi? Io non mi ricordo qual è la prima cosa che ho fatto quando ho giocato a Brawl per la prima volta. Probabilmente è stato perdere. Sì, probabilmente è stato perdere. Io a sto punto proverei ad aprire la prima cassa del gioco, ragazzi. E per farlo mi tocca vincere qualche partita. Restate sintonizzati fino alla fine, mi raccomando, che qui ci abbiamo 3 Shelly. 3 Shelly contro tutti. No vabbè, che bello. Questa è la cosa più bella. È un sogno che si avvera. 3 Shelly vs tutti, raga. Ok, adesso non sono bot questi. Devo stare attento. Anche se sono a livello 1, poverini. Ok, fatta fuori. Allora, ragioniamocela per bene. Obiettivo, ho deciso. Obiettivo di questo account: trovare Eugenio. Davvero.
Questo è l'obiettivo, ce la dobbiamo fare a trovarlo. Intanto io qua faccio fuori tutti e accumulo gemme all'infinito. Mamma mia, che casino. Attenzione molte gemme, perché mi dice attenzione molte gemme? Che hai paura che le perdo, ma per favore. Attenzione, hai una caterva di gemme. Ma questi consigli prima non me li davano a me. Comunque, continuiamo a giocare a devastare tutti. Devo aprire la mia... Obiettivo di questo video, aprire la prima cassetta carina carina e trovare subito... No, immaginate, riesco a trovare subito Eugenio. Vabbè, intanto io faccio fuori lui e forse parto... No, non riesco a partire col... Non è vero, non è vero, uccido Boh. Guardate, ho accumulato tutte io le gemme. Vai, 10 gemme per noi e si parte col conto alla rovescia. Voi potete pure andare a giocare a carte. Basta che sopravvivo io tanto da quello che vedo qui. Vabbè, sentite, mi diverto anch'io. Spariamo un pochino a caso e prima vittoria ufficiale del mio account. Festeggiamo ovviamente bevendo l'acqua. E ovviamente siamo i migliori, ma non avevamo dubbi, ragazzi. Non avevate dubbi nemmeno voi, lo so, e Mezzet Eugenios regnerà su tutti quanti gli avversari. Ora però torniamo a casa e... Mamma mia, certo, senza una doppia gettoni ci vorrà un pochino a... Eh sì, ad aprire una cassa. Non è vero, stavo scherzando. Stavo scherzando perché guardate un po' qui che cosa abbiamo. Abbiamo la nostra prima cassetta gratuita. Attenzione, attenzione, qui ci voglio il brawler. Per favore, datemi un rullo di tamburi. Rullo di tamburi per noi. Vado ad aprire la cassa. Ok, primo click. Monete, c'è solo un oggetto. Dimmi che è un brawler, ti prego. Mi stai prendendo in giro? Tu mi stai seriamente prendendo in giro, Brawl? Ma non è giusto che mi fai trovare i punti energia dell'unico Brawler che ho. Cioè, non mi poteva far trovare nient'altro tranne che i punti energia di Shelly. Ma dai, ma questa è una presa in giro. Vabbè, almeno possiamo dire che in questo episodio possiamo fare il primo potenziamento. Esattamente, livello 2 per Shelly. Ora ci andiamo a fare un'altra partita e sono sicuro che vinceremo pure questa. Non so perché ho questo presentimento, Tre Shelly di nuovo, ma perché? Cioè, la cosa divertente più che altro è che tutte le Shelly avversarie sono appunto Shelly vere, nel senso, no Shelly. Che cosa sto dicendo? Sono brawler diversi, no? Perché io devo avere solo Shelly come compagni? Che poi mi piacciono perché guardate quanto siamo forti. Cioè, non c'è storia con tre Shelly vs avversari, si vince sempre. Però boh, vabbè. Io ho paura che questi avversari siano dei bot con dei nomi diversi comunque. Perché giocano un pochino da bot in realtà. Però magari stanno giocando a Brawl per la prima volta e invece si trovano un MZ Mattiz travestito da MZ Eugenio, pronto a devastare. Così, in questo modo. Faccio fuori pure Bull da vicino, capite? Facciamo fuori anche la povera Jessie. E niente, conto alla rovescia anche in questa partita senza far toccare nemmeno una gemma ai nostri avversari. Guardate qui, oh cavolo. Oh cavolo, Bull mi ha colpito per la prima volta. Attenzione, 3, 2, 1 e... Ciao ciao nemici, anche questa è nostra e indovinate un po' chi è il migliore. Sono io. Va bene, poco importa. Il grado 2 per Shelly, non è che per caso mi date qualche punto in più? Esattamente, dai, solo 10. Siamo a 50, ma io voglio aprire una cassetta, abbiamo sbloccato Nita. Però aspettate, se adesso mi prendo Nita, nella prossima cassetta ho la doppia possibilità, cioè di trovare punti energia per Shelly, ma stavolta pure punti energia per Nita. Ma che fai, non lo prendi? Cioè, no, dobbiamo prenderla. Nita, eccola qui, ce l'abbiamo. Dai, secondo brawler, e fino a qui, tutto sotto controllo. Wait a moment, ma questo io non l'avevo visto, ma perché non ci vedo più, ragazzi? Io devo farmi, non lo so, devo fare un controllo perché non avevo nemmeno visto questa cassa. Ma di che cosa stiamo parlando? Questa scuola mi sta dando alla testa. Cioè, io prima sono andato nel negozio e non mi sono accorto che c'era un'altra cassa che c'ha due oggetti rimasti. Dimmi che c'è un brawler. Dimmi che c'è un brawler. Punti di Nita, lo sapevo che non dovevo prendere Nita. Ah, vabbè, vabbè, però dai, almeno possiamo potenziare pure Nita. Ma non mi davano le gemme all'inizio, quando iniziavi a giocare, raga? No, forse no, mi sto sbagliando. Certo che sto pacchetto di benvenuto a 5 euro, quasi quasi, Allora, ho un'idea. Visto che questo pacchetto di benvenuto durerà 4 giorni e conoscendo Brawl Stars, passati questi 4 giorni, metti che per qualsiasi motivo io non posso registrare, facciamo così. Io nel prossimo episodio vi prometto che vi comprerò in diretta il mio primo pacchetto su Brawl Stars, in modo da avere le prime
gemme ed aprire le prime mega casse che so che vi piacciono tanto. Solo che vi spiegherò, no non è vero, vi spiegherò semplicemente, se questo video sarà supportato da voi, io continuerò la serie con questo nuovo account. Solo se, ok, ho deciso la sfida raga, ho deciso la sfida. Se perdo questa partita smetto di giocare con questo account. Almeno adesso ci concentriamo per bene. Ma che sfida ho appena proposto? Ma sono un pazzo. Fa niente, io sono Mattiz. Oppure sono Eugenio, ancora non l'ho capito. Però vabbè, giochiamo e basta ora. Se perdo questa raga smetto di giocare con l'account, eh. Intanto 3 gemme me le son prese. Dobbiamo rendere le cose interessanti, soprattutto durante l'inizio di questo, primo account. Nel senso, cioè, sarà noioso giocare senza fare delle sfide, no? Quindi facciamo queste sfide un pochino importanti. Guarda il mio orsetto, sta spaccando tutti. Ho già un altro orsetto pronto, devo solo stare attento a Colt che mi ha fatto malissimo. Attenti pure a Dynamite. Oh, vai così che stiamo accumulando. Mi sa che mi tocca shoppare nel prossimo episodio. Lo so che poi mi... sono morto. Questo non era previsto. Oh oh, this is a problem. This is a problem. No, 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 non sto scherzando, eh. Vabbè, Dynamic è fritto per colpa dell'orso. Però, ok, siamo riusciti comunque a riaccumulare le gemme. Resta solo questo Colt da far fuori. No. Oh, mamma mia, meno male che ho buttato l'orso sulla torretta. Non riusciamo a resistere per bene, eh. No, no, ci stanno dando filo da torcere i nemici, soprattutto quella Jessie. Io mi tengo strette le mie gemme adesso. Ma infatti, questa torretta sta davvero facendo un casino. Prendiamoci qualche gemma e scappiamo via. Attenzione. Compagni di squadra, potete fare gentilmente qualcosa? Grazie mille. Conta la rovescia. Nasconditi, Mattiz. Nasconditi, perché se muori rischi di non poter più giocare in sto account. Ce la faccio, ve lo prometto. Ve lo prometto, butto l'orso, sono morto. Non ci voglio credere. Conta la rovescia per i nemici. Ma stiamo scherzando, fateli tutti fuori. Bravi, meno male che ci pushano mentre hanno le gemme. Ma sono dei pazzi sti nemici comunque. Questi giocatori del livello 1 non hanno senso. Anche se non ho molto senso neanche io, che mi sono fatto uccidere da loro. Però vabbè, questi sono dettagli. Stavolta non mi faccio fregare, tranquilli. Il lancio e ce l'abbiamo. Si continua a giocare insieme. E vai. E ovviamente però, anche se sono morto quando avevo 10 gemme, che è il migliore? Yeah. Torniamo a casa, ci becchiamo anche il livello 2 che ci dà... non mi dite che per 10 cose non ci può... infatti, per 10 cose non ci possiamo aprire la cassa, ma non ci voglio credere, scherzo! Scherzo perché Brawl mi vuole dare un'altra possibilità con una nuova cassa. Mi potete dare un Brawler gentilmente? Sono pronto, is the moment di aprire una nuova cassa e trovare... attenzione, 2 oggetti da mio brawler. Oh, mi dà il brawler. Stiamo scherzando. Ci andiamo a migliorare anche Nita, visto che ci siamo, eh. Visto che ci siamo, ci andiamo a migliorare pure Nita. E io sinceramente non vorrei terminare questo video senza aver aperto questa cassetta gratuita, raga. Non ce la faccio, è più forte di me. Riutilizziamo Nita e facciamo l'ultima partita. Se siete arrivati fino a questa parte del video, scrivete Mattiz vogliamo una leggendaria, con l'hashtag ovviamente. Dai così. Allora, massima concentrazione per quest'ultima partita, eh. Massima concentrazione. Stiamo soprattutto attenti a non farci fuori. Mi raccomando, Mattiz. Vale la stessa regola, eh. Se perdo sta partita non gioco più con questo account, ho deciso. Perché i nemici sono scarsi. Se io faccio partite così e basta mi annoio. Devo mettermi delle sfide un po' importanti, o no? Attenzione, attenzione sempre a non morire. L'importante è quello alla fine. C'è tipo l'orso che si fa colpire all'infinito dal trenino. Meglio così, almeno non devo ucciderlo io. Questo me lo prendo io, bravo. Vieni Nita, vieni Nita. Brava Nita. Fatti colpire dal treno. Io ho sempre l'orso pronto appena c'è un'emergenza. Tipo se io lo buttassi sopra Nita, no? Guardalo, guardalo che l'abbiamo fregata. Ciao Nita. Facciamo fuori tutti, vai che facciamo fuori tutti. Attenzione, conta la rovescia per noi. Stavolta non mi faccio fregare, tranquilli. Tranquilli che non mi faccio fregare. L'orsetto lo lanciamo per divertimento sull'altro orsetto. Un'altra vittoria. Ma come facevo io quando iniziavo a giocare 2 anni fa a perdere le partite all'inizio dell'account? Guardate qui che spettacolo, le stiamo vincendo tutte. Ok, grado 2 per Nita, quindi adesso è automatico che ci date la cassa, vero? Vero che ce la date la cassa? Ho aspettato tutto il video per avere la cassa. E se ora non mi fate trovare qualcosa di decente io mi arrabbio. Cosa ho sbloccato qui intanto? Ho sbloccato un nuovo evento, sopravvivenza. Capito, capito, prima non si sbloccavano gli eventi comunque. È una cosa molto strana. So solo che è arrivato il momento. Voglio di nuovo il rullo di tamburi. Ok. Ok.
grazie mille davvero gentilissimo. Pronto ad aprire la cassa? Ho bisogno di tutta la vostra energia. Alzate le mani insieme a me. Vai! Sì. Facciamo che... che sarà per la prossima. Ok. Comunque, a parte il fatto che non abbiamo trovato nulla, mi sono divertito tantissimo e spero che l'idea del nuovo account vi piaccia. Ovviamente non tutti i video non saranno solo su questo account, ma anche sul mio account principale. Sarà una cosa per giocare di più e divertirci di più insieme. Mi raccomando, in questo momento trovate il video sullo schermo che sicuramente non avete visto, quindi cliccate su quello che vi piace di più e noi ci vediamo in quel video. In basso a sinistra invece trovate il link per abbonarvi, abbonamento epico e leggendario se volete entrare nel club MZ Premium e anche essere salutati in un video. Instagram in descrizione e niente, ciao ragazzi!